Bene, allora ci siamo per questa diretta, è la prima volta, a dire la verità la seconda, la prima l'avevo fatta credo più di un anno fa, è in pratica la prima volta che faccio una diretta da questa pagina Cinofilia Naturale, mentre l'ho sempre fatta sull'altra che oggi si chiama Ciao Dario, visto che sei stato prontissimo, anche Mattia Soragni abbiamo presente in questa diretta. Allora, la prima cosa che devo fare è appunto condividere sulle altre 2.000 pagine questa diretta, perché essendo la prima che sto facendo su questa pagina, spero che gli altri 40 e oltre 1.000 persone che mi seguono sull'altra pagina, però vedo ciao Andrea, eccetera, che abbiano percepito il messaggio che devono, come dire, cliccare su quel link che gli ho allegato nell'avviso che vi ho mandato i giorni scorsi. Però nel frattempo che voi fate anche le vostre condivisioni, mi faccio anche una delle mie condivisioni. Quindi un minuto di condivisioni e poi partiamo. Eccola qua. Allora, perfetto. Una è fatta. Bene. E ne faccio ancora una nel frattempo che voi vi collegate e poi partiamo. Eccola qui, dunque, eccetera, eccola qua. Dunque, qua dovrebbe essere. Allora, nel frattempo, sì, dovrei essere riuscito a fare questa connessione. Eccola qua, dovremmo esserci. Così almeno se condivido anche sull'altra pagina, in qualche modo ci portiamo di qua quelli che sono ormai abituati a seguirmi sull'altra pagina, però vedo che ve la state cavando alla grande, perché vedo che siete già abbastanza numerosi. Poi qui noi abbiamo chi entra in scena, chi esce dalla scena. Perfetto. Bene, allora ho visto che vi siete aggiunti. Ciao Nicola, ciao Diego Grandene, ciao Stefano Saracco, Pietro Cianciola. Bene, vedo che Roberto Sarpelloni vi state aggiungendo. Allora, prima di iniziare col tema della diretta oggi, che in sintesi è cos'è il benessere psicologico del cane e perché è molto importante, in sintesi il sabato che io dedico alla cinofilia naturale del Weekend Dog, sabato 5 ottobre, sarà tutto impostato sul benessere del cane, ed è questo il motivo che cerco di sollecitarvi a partecipare anche. Se è una giornata studiata di più per quelli che hanno cani che magari non sono prettamente da guardia, possono anche essere d'appartamento, da ricerca, da caccia, eccetera, eccetera, ma voi che mi seguite sull'altra pagina dei cani da guardia, ho cercato in questi giorni di sollecitarvi a partecipare anche il sabato, perché tutto l'utilizzo che noi riusciamo a farne del cane, ma così come il suo equilibrio, la sua salute, ha assolutamente molto a che vedere col suo benessere psicologico. E oggi vi vorrò spiegare bene che cos'è il benessere psicologico e perché è molto utile, è molto importante che il cane consegua praticamente questo suo stato mentale. Intanto si sono aggiunti Thomas Kahn, Bruno Colman e Fabrizio Gubellini. Ben arrivati, vedo che vi state aggiungendo. E prima di partire con questo tema, vi voglio quindi appunto dire che questa diretta che io sto facendo sulla pagina Ezio Maria Romano, Cinofilia Naturale, sarà riprodotta costantemente, quasi tutte le settimane, il mercoledì e sempre dalle ore 13 alle ore 14, mentre quella del lunedì, che farò lunedì prossimo, sarà l'ultima diretta che io farò libera a tutti, perché poi ho creato questo
gruppo chiuso, del quale ve ne parlerò appunto alla prossima diretta di lunedì, che sarà l'ultima, che si chiamerà Guardoc Evolution e sarà dedicata, ma poi vi spiegherò poi i dettagli. Questo gruppo sarà dedicato a tutte le persone che hanno acquistato i cani da me in questi anni per risolvere il problema appunto della sicurezza e della casa, della protezione della famiglia, eccetera, e quelli che hanno scelto di fare un percorso completo di studi con me. Poi vi spiegherò poi nei dettagli bene lunedì, che sarà ancora l'ultima diretta aperta a tutti, che cosa intendo come percorso completo di studi appunto con me, indipendentemente da quali cani voi possediate. Beh, ciao Massimiliano Lurago, ben arrivato. Invece, quindi, questa rimarrà poi la diretta ancora sempre aperta. L'unica cosa che invece di sintonizzarvi sulla pagina che siete abituati a sintonizzarvi sempre per la diretta settimanale che è Dog and Consulting, dovrete sintonizzarvi su questa che è la pagina di cinofilia naturale. Allora, una notizia molto importante che mi preme ancora darvi prima di iniziare con l'argomento è quella che entro la fine di ottobre sarà pronto il mio video corso base che parlerà proprio anche molto del benessere psicologico del cane, il mio video corso base di cinofilia naturale. Ecco, le persone che parteciperanno sabato 5 ottobre alla giornata del weekend che io dedicherò alla cinofilia naturale avranno un bonus di €100 che potranno poi spendere, diciamo, nel mese di ottobre, fine ottobre, anche nel mese di novembre, per poter poi acquistare il videocorso di cinofilia naturale. Ho pensato questo perché, siccome da oggi parte la promozione che dura fino a mercoledì prossimo, che io chiuderò poi le iscrizioni per il Weekend Dog, e questa settimana vi do ancora la possibilità. Non vi posso ripristinare la vecchia promozione dove voi pagavate solo €100 invece di 150, però vi ho fatto questa nuova promozione che inizieremo oggi pomeriggio a pubblicarla sulla pagina, che se voi invece di venire in uno venite in due, pagate solo €100 a testa per come dire, partecipare a questa giornata di cinofilia naturale. La stessa cosa sarà poi anche la domenica, quindi in sintesi, se le persone invece di venire da soli, vengono con un amico che non ha ancora mai frequentato i nostri corsi, invece di pagare €150, che è il prezzo reale per chi non ha approfittato della promozione che abbiamo fatto fino al 20 settembre, pagherà ancora comunque solo €100 se però verrà con un amico, cioè praticamente verranno in due. Bene, a queste due giornate vorrò farvi, siccome il Weekend Dog è un evento speciale, non ha niente a che vedere con gli altri miei, cosa sono stati gli altri miei corsi base, cosa sono le giornate di specializzazione, eccetera. È proprio una cosa particolare. Vorrò darvi l'occasione di recuperare interamente la quota versata perché vi darò un bonus di €100, quindi dell'equivalente di ciò che avete pagato per assistere alle varie giornate. Le due giornate del Weekend Dog, in modo che voi potrete spenderlo sia nel videocorso base di cinofilia naturale che uscirà entro il 30 ottobre, sia negli altri due che sono già usciti, ovvero su quelli dedicati al cane da guardia, per saper gestire bene il cane a guardia, e quell'altro per farsi una cultura e ottimizzare le prestazioni per chi deve utilizzare il cane da guardiania antilupo. Quindi, tanto per concludere, per essere sintetici, la quota che voi pagherete al Weekend Dog, sia il sabato e la domenica, ai partecipanti, se non hanno ancora scaricato il videocorso base, riceveranno quindi questo bonus che potranno poi spenderlo nel mese successivo. Quindi, in sintesi, la quota avranno la possibilità di recuperare appunto queste €100 nell'acquisto di questi videocorso, nell'acquisto del videocorso base, proprio per invogliarvi a partecipare, perché al di là di quella che è l'istruzione che vi potete fare
Ascoltando me, è assolutamente importante ascoltare le testimonianze che ci saranno nelle 2 giornate e condividere poi in quelli che saranno gli intervalli, la pausa pranzo, tutte le vostre esperienze e vedere appunto che funzionalità ha appunto la cinofilia naturale, quanto è importante il benessere psicologico del cane, non per ultimo tutte le esperienze sui cani, la guardia e la protezione che vi potrete raccontare nella giornata di domenica, perché domenica sarà unica. Sabato aperta a tutti perché parleremo di benessere psicologico dei cani, che è importante sia per i cani da guardia, ma per qualsiasi cane che può andare dal bassotto che la signora tiene in casa, a un cane da slitta, a un cane da caccia, a un cane sportivo, a un cane impiegato per qualsiasi utilizzo. Bene, intanto ho visto che vi siete ancora aggiunti, ben arrivato Antonio Albanese, Nadia Arnau, Silvio Parlato, perfetto. Allora, come avete visto, l'argomento di oggi è impostato su cos'è il benessere psicologico del cane e perché è molto importante. Allora, per parlare del benessere psicologico del cane, che io ho notato che in questo mese, dove ho pubblicato molto materiale su questo aspetto mentale necessario al cane per poter non solo vivere bene lui, ma potersi relazionare nel migliore dei modi con noi che siamo i proprietari, è stato un po' snobbato perché cosa? Per la grande convinzione che hanno le persone di dire: ma io faccio già tutto il possibile per il mio cane, amo molto il mio cane. Faccio tutta una serie di cose che possono essere da comprare il miglior mangime, lo porto a spasso, gli ho acquistato una cuccia confortevole, lo accarezzo, lo spazzolo, gli metto l'antipulce come mi dicono alla televisione. Insomma, faccio un sacco di cose e quindi sono sicuro che il mio cane gode del massimo benessere psicologico. Addirittura in uno dei post uno ha commentato, dice: ma sì, ma cos'è questa invenzione del benessere psicologico? Basta creare un buon rapporto col cane, lui automaticamente matura il benessere psicologico. Ed è proprio il motivo per il quale oggi ho deciso di parlarvi già di questa anteprima, perché il mio corso di cinofilia naturale che farò sabato 5 ottobre praticamente partirà proprio parlando del benessere psicologico del cane, perché poi tutta la giornata si articolerà poi su come poter far ottenere questo benessere psicologico del cane e perché è praticamente così importante. Bene, allora per poter in qualche modo porre le basi e trattare questo argomento, intanto ti saluto, ciao Paolo Sulles, grazie di esserti aggiunto, buongiorno anche te Nadia Arnaud. Bisogna partire da un presupposto che normalmente piace poco ai proprietari dei cani, perché adesso inizierò a dirvi un po' di quelle cose che a volte quando ho fatto uno dei tanti corsi dal vivo di cinofilia naturale, che io adesso ho tolto il corso base di cinofilia naturale, siccome lo voglio diffondere in tutta Italia, lo sto trasformando in un videocorso che diventa poi praticamente materiale indispensabile per quelli che vogliono poi fare la giornata di specializzazione e magari conseguire poi questo titolo che è l'educatore di cinofilia naturale, che è questa figura professionale che si alterna un po' al normale educatore, dove parte sempre tenendo in considerazione appunto questo benessere psicologico che deve avere il cane. Adesso vi spiegherò perché è così importante, perché tutto parte da questo. Tanto si è aggiunto anche Anna Mina Leo e altri, e quindi vi saluto tutti. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che quando la natura ha creato il cane, o meglio, ha concepito, ha in qualche modo favorito questa trasformazione dal lupo, si parla da 30-40 mila anni fa, insomma, i biologi fanno un po' una lotta fra loro per scoprire la data più esatta possibile, però parliamo sicuramente più di 30 mila anni fa, qualcuno dice addirittura più di 40 mila anni fa, a un certo punto, come vi ho già detto altre volte, i lupi si hanno iniziato ad avvicinarsi all'uomo, non tutti i lupi, perché sennò si sarebbero trasformati tutti in cani. Quindi una
categoria particolare di lupi iniziano ad avvicinarsi all'uomo perché iniziano a capire che la loro sopravvivenza, ed è stata anche un po' la loro fregatura, cioè stesso motivo per il quale voi trovate i cartelli nei parchi che dicono non date da mangiare alle volpi, portatevi a casa la vostra sacchetta delle immondizie, perché se la volpe in qualche modo si abitua a sopravvivere in modo più agiato, ecco che pian piano perde nella sua genetica tutte le caratteristiche di poter sopravvivere autonomamente, beh, tutte no, ma una parte di queste caratteristiche inizia ad arrivare un po' la disintegrazione della specie. Però con il cane è stato un discorso un po' diverso. Il cane si è avvicinato all'uomo, ha incominciato a dire, però ogni tanto, quando mi avvicino a questa carovana di questi animali bipedi strani che non c'entrano niente con la mia specie, trovo degli avanzi di cibo che sono praticamente la stessa cosa, commestibili nello stesso modo, sono gli avanzi degli stessi animali che io da lupo, tante volte in branco mi organizzo caccio e quindi diventa molto interessante per me a volte vedere dove si sono insediate queste comunità umane perché a volte trovo del cibo e risparmio la fatica di doverlo cacciare, perché questa è stata una considerazione. Ben arrivato Ezio Ambrosio. Mi segui dall'interno dell'ambulanza in attesa di servizio. Bene, anche farla apposta, ce n'è un altro che ha portato il bimbo poverino al pronto soccorso e mi ha detto adesso ti seguo al pronto soccorso. Ciao Marco Morico, dice tu mi seguirai nella pausa di lavoro. L'importante è che appunto mi possiate seguire, ma voi sapete che queste dirette hanno grande vantaggio di poi rimanere registrate, quindi ve le potete poi vedere nei dettagli con calma quando volete. Ciao Caterina Roncati, ben arrivata. Quindi perché vi dico a un certo punto il lupo trova molto interessante avvicinarsi agli uomini e dà inizio a quella che sarà poi la specie canina? Perché i lupi all'interno di un branco non tutti hanno lo stesso ruolo, non tutti hanno la stessa capacità, non tutti hanno la stessa, come dire, chiamiamola dominanza e la stessa, come dire, attitudine a sopravvivere. La natura fa una selezione ben precisa, dice ok, tu fai parte di un branco, hai un ruolo interessante per questo branco, sì, perfetto, continua a far parte a questo ruolo di branco, sì, hai una salute e un carattere necessario per poter sopravvivere, essere utile al branco, bene, quindi avrai tutte le possibilità di sopravvivere, oppure no. Non sei utile al branco per tutta una serie di motivi che adesso non vi sto a descrivere, quindi facciamo in modo che tu migri, cioè nel senso ti respingiamo, tu migri, se ce la farai a sopravvivere, se ce la farai a costruirti un altro branco, un'altra comunità, ecco che avrai affinato determinate tecniche, probabilmente avrai migliorato le tue capacità e di conseguenza migliorerai anche in futuro la tua genetica, non sopravviverai con noi, sopravviverai con altri, però se sopravviverai riprodurrai la tua specie. Allora, chi sono stati i primi lupi che si sono avvicinati agli insediamenti urbani? Quelli che erano in migrazione, quelli che non possedevano un branco sul quale contare per cacciare le prede, e gli è venuto perfetto il discorso di dire: ma sai che ci sono questi bipedi che sono gli uomini, hanno affinato delle tecniche, degli strumenti, uccidono l'animale, ne mangiano solo una parte, poi buttano la rimanente parte e noi, piuttosto di morire di fame, ci possiamo mangiare queste parti residue. Ecco, di lì si potrebbe dire che inizia il cane, però è molto importante capire che, questa veramente vi sto anticipando una parte di quello che sarà poi la giornata del 5 ottobre a Milano, Milano Malpensa, in occasione del Weekend Dog. Nel momento in cui questi cani, cioè questi lupi, iniziano a cibarsi di questi resti degli uomini, iniziano ad avere una degenerazione della specie ed ecco che in biologia si parla di domesticazione del lupo, che poi pian piano nel tempo diventerà poi il lupo, gradatamente si trasformerà poi nel cane, che sceglie poi come cane da villaggio di riprodursi e di
vivere ed insediarsi non troppo lontano da quelli che sono gli insediamenti urbani. Però cos'è una cosa molto importante che voi dovete capire, se no rischiate di perdere l'aggancio che vi serve per riuscire a concepire il concetto esatto di benessere psicologico del cane. Che il cane non è che dice io. Anche quando, insomma, si abitua a mangiare questi resti, non è che dice io adesso decido di vivere con l'uomo. L'uomo diventa il mio miglior compagno di vita. Rinuncio a tutto il resto perché adesso ho incontrato l'uomo. No, quello lo dicono le persone che vogliono passare, vogliono bypassare appunto dei passaggi molto importanti di quella che è stata questa trasformazione. Chissà in quante centinaia di anni, secoli, forse millenni, il lupo si trasforma in cane, ma di una cosa mantiene sempre e mantiene ancora tutt'oggi in molte parti, che purtroppo non è l'Occidente, in molte parti dove io vado spesso a studiare il cane. Sto organizzando una spedizione che sarà anche abbastanza lunga, dove studierò i cani randagi, i cani selvatici nel sud dell'India, nel Kerala. Ecco, ma non solo lì, in altri posti, in Africa, in Birmania, che sono stato l'anno scorso, laggiù i cani, per dire, sfruttano gli avanzi di cibo dell'uomo, ma non per questo si sono trasformati in cani padronali nel modo più assoluto. Cioè, semplicemente, tra l'altro, in momenti dove gli uomini preferiscono i momenti nei quali gli uomini dormono e di conseguenza sono meno minacciosi, e quindi si avvicinano da sempre, quindi da forse 40.000 anni. Agli insediamenti urbani si prendono quelli che sono i rifiuti, che sono un'ottima integrazione a ciò che invece loro sono poi obbligati a cacciare, possono cacciare i cani, i gallinaci, ecco perché il cane spesso corre dietro alle galline, le uccide e magari se le mangia, corre dietro ai conigli, corre dietro ai topi, corre dietro ai roditori, magari vi libera dalle talpe in giardino, rincorre una lepre, rincorre tutto, perché il cane è rimasto comunque un predatore, con la differenza del lupo che ha un'attitudine molto più spiccata, anche se in parte lo fa anche il lupo, di integrare con degli avanzi di cibo. Ma nel momento in cui il lupo diventa cane, il cane inizia a cibarsi prevalentemente degli avanzi di cibo dell'uomo, non è che decide di diventare il cane dell'uomo. Quindi, per capire il concetto del benessere animale, noi dobbiamo fissare questo principio, ce lo dobbiamo fissare molto nella mente, che il cane nasce, viene concepito dalla natura, da un animale assolutamente libero, viene concepito per vivere ancora sempre da animale libero, come vive ancora in molte parti del mondo. C'è una semplice variante, che a un certo punto l'uomo emancipato, fra virgolette, potremmo dire più occidentalizzato, perché è diffusa più questa pratica, capisce che il cane gli può essere utile per migliorare la sua esistenza. Io quando faccio anche i corsi di specializzazione di cinofilia naturale dico sempre: perché un cane, scusate, perché un uomo a un certo punto decide di adottare un cane? Perché noi vogliamo far passare, ciao Lorenzo, ben arrivato, vogliamo far passare questo concetto che ci lava un po' la coscienza, che ci mette un po' tutti a posto, che ci allinei, no? Cioè, un po' con tutto quello che fanno la maggior parte delle persone, che noi adottiamo un cane per il suo bene. E di lì si sono messi un po' quelli che fanno vedere i cani sofferenti dai canili, che bisognerebbe capire perché li hanno tolti dallo stato randagio, tanti li hanno castrati, li hanno messi in una prigione. Bisognerebbe andare a capire, nonostante sia una cosa deplorevole, l'abbandono degli animali, quanti cani liberandosi dal padrone realmente, come si vuol far credere, vivono peggio o meglio? Certamente, se sono stati allevati in modo eccessivamente domestico, rischiano di morire se non hanno, come dire, dimestichezza con quello che può essere il traffico, se vengono abbandonati sull'autostrada.
spesso morirebbe anche un essere umano se viene abbandonato su un'autostrada, se vengono abbandonati dopo essere sempre stati tenuti in appartamento, non conoscono il mondo esterno, eccetera, sicuramente la sorte del cane abbandonato è segnata. Ma io che studio da tanti anni i cani randagi, vi posso garantire che molti cani che vengono abbandonati si riescono ad integrare in branchi, laggiù dove li lasciano stare, perché adesso è partita questa psicopatia guidata appunto dalle istituzioni che hanno tutti dei grandi vantaggi a togliere i cani randagi. E quindi dicevo, questi cani dove trovano spazio, dove trovano una possibilità vitale, si integrano in modo incredibile. Vi farò vedere parecchie fotografie sabato di cani, di branchi di cani che sopravvivono benissimo in modo autonomo e non sono tutti meticci come si vuole far credere, ci sono anche cani tipo pastori tedeschi di pura razza, molossi di pura razza, che non so se sono stati abbandonati o magari sono anche scappati perché la condizione di detenzione non li soddisfava, hanno trovato integrazione di un branco e vivono veramente in modo magnifico vivendo da animale. Ecco, noi per poter capire cos'è il benessere psicologico del cane, dobbiamo partire da questo presupposto. Non lasciarci condizionare da tutto quello che è stato l'evoluzione del cane voluta dagli americani più o meno una cinquantina d'anni fa, in certi casi anche di più, che è passata attraverso a tutti i film che ci hanno fatto vedere, che oggi viene fatta questa, come dire, pressione mediatica incredibile, perché noi per poter adempiere ai compiti del buon padrone, che cos'è che dobbiamo fare? Non dobbiamo farci tante domande se il nostro cane gode o no di benessere psicologico, se è contento di essere il nostro compagno di vita, se realmente ciò che noi gli facciamo è ciò che lui vorrebbe fare. Noi dobbiamo correre nei supermercati, dobbiamo correre in farmacia a comprare le pipette da mettere contro le pulci e le zecche, dobbiamo portarlo nelle visite di controllo da queste migliaia ormai di cliniche veterinarie messe in piedi da questi professionisti che, visto il grande mercato che hanno a disposizione, si sono, come dire, organizzati a passare da professionisti a veri e propri imprenditori. Insomma, dobbiamo soddisfare la produzione di queste case farmaceutiche che ormai producono delle linee di medicinali apposta per gli animali, anche se gli animali si potrebbero benissimo curare ugualmente con molti medicinali che sono utili all'uomo. Dobbiamo soddisfare queste ambizioni di sviluppo megagalattiche che hanno le ditte che producono mangime, e di conseguenza noi siamo in qualche modo travolti da tutta una serie di concetti legati al benessere in generale del cane, e neanche farlo apposta, sono sempre concentrati sul benessere fisico e sul benessere psicologico, non ve ne parla mai nessuno, perché andiamo a scoprire degli altarini che sono quelli che mi piace molto da sempre scoprire e che fanno crollare tutto questo cartello di cartone, che, scusate, questo castello di cartone, questo castello di carte, che è praticamente stato costruito come immagine da fare in qualche modo vedere ai proprietari di tutti i cani, che siano cani da compagnia, che siano cani da guardia, che siano cani da utilizzo, eccetera, eccetera. Di conseguenza, per capire cos'è il benessere psicologico del cane, bisogna partire dal presupposto che se c'era una cosa che il cane non avrebbe mai voluto, ecco, questo mettetevelo bene nella testa, se c'era una cosa che il cane non avrebbe mai pensato di fare, di vivere con l'uomo. Viveva da Dio senza vivere alle dipendenze dell'uomo, non se lo sarebbe mai immaginato, si è cascato in questo tranello perché purtroppo, come vi ho già detto molte volte, il cane ha un'intelligenza molto limitata, è molto più limitata di un maiale, poco più sviluppata di quello di un polipo, e di conseguenza, visto, fortunatamente non tutti, ma visto che alcuni di questi soggetti ne trovavano un beneficio nel non dover entrare in conflittualità con altri loro simili per assicurarsi, accaparrarsi le razioni di cibo, e magari in un posto dove c'erano questi insediamenti umani riuscivano a sopravvivere, i cani dicono benissimo, ma perché noi dobbiamo frequentare così assiduamente ancora il branco? Possiamo in qualche modo rimanere qui
e cercare in qualche modo di accaparrarci, di avere la predazione su quelli che sono gli avanzi e i resti che tante volte questi esseri viventi che sono viventi se ne liberano e noi possiamo usufruirne e sono assolutamente utili per la nostra sopravvivenza. Ecco, bisognerebbe anche parlare, poi veniamo al concetto del benessere psicologico del cane, ma questa premessa, siccome è la prima di dirette che potrete poi mettere in coda una dopo l'altra, che farò sempre il mercoledì se riesco a quest'ora, è assolutamente importante fare queste premesse. Bisognerebbe poi anche vedere come siamo riusciti con un colpo di spugna, perché c'è interesse di tutte queste multinazionali che sono un po' quelle che poi riescono anche a far legiferare sempre lo Stato, no? Per dire, le leggi che ci impongono in tutte le cose vanno sempre a favore dei potenti, e purtroppo quelli che girano oggi attorno al mondo dei cani sono diventati dei superpotenti, perché fanno fatturati di trilioni di va a sapere di cosa, di euro, di miliardi di euro, e di conseguenza, come dire, riescono a farle fare le leggi a loro uso e consumo. Noi siamo riusciti con un colpo di spugna a cancellare una parte che non ce l'avremo mai più, che non è tanto il cane randagio, che era una cosa spettacolare, ma il cane semi-padronale, perché se è vero che i cani più forti di carattere non hanno mai accettato di avvicinarsi più di tanto agli insediamenti umani, specialmente in presenza dell'uomo, quindi erano come quelli che io studio in questi paesi, insomma, che vengono chiamati del terzo mondo, ma per cosa riguarda alcuni aspetti della natura sono il primissimo mondo, e laggiù che si possono ancora vedere chi noi eravamo 100 anni fa prima di distruggere tutto, e loro comunque ci arriveranno perché sono già su una buona strada, perché il consumismo e la globalizzazione cerca anche di andare in quei paesi a dire: ma perché devi camminare per andarti a prendere il cibo? Comprati il motorino, metti la benzina e non fai niente. Poi no, ci comincia a dire: non vuoi morire di cancro, di tumore? Bene, mangia solo più una volta al giorno, in più vai a correre, fai almeno 10 ore, scusate, 10 km di cammino, però sei fregato. Ma loro che devono ancora camminare, andarsi a prendere l'acqua, che devono ancora, che tanti non riescono manco a mangiare una volta al giorno, non mi sembra possibile che qualcuno gli dica: devi mangiare 3 volte al giorno e non devi più fare un cazzo, e vedrai che bello, vai in motorino, vai in bicicletta. In realtà è una, come dire, è un inganno, gran parte di questo è un inganno che viene camuffato col fatto di dire: però le mortalità, mica le mortalità, insomma, si fanno fare queste statistiche di scienziati che sono sempre a favore di quello che è il consumismo. E il cane ci è rimasto preso in questa briglia, per quello che noi siamo praticamente obbligati e doverosi nel capire cos'è il benessere psicologico del cane, ce ne dobbiamo occupare, è molto importante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Perché noi, come vi dicevo, siamo riusciti con un colpo di spugna non tanto a togliere i cani, solo togliere i cani randagi, che ormai sono pochissime le parti in Italia dove possiamo ancora avere questa grande, come si dice, chance di poter vedere cos'è il cane, come se la fa cavare, da confrontarlo su tante cose, ma abbiamo tolto anche il cane semipadronale. Cane semipadronale chi era? Era quel cane che, essendo ancora più debole del cane randagio, diceva: però aspetta un momento, io, è pur vero che nel branco riusciamo ad andare di notte e cerchiamo questi avanzi di cibo che ci avanza di dover disperdere molte energie, fra virgolette, pericolose, a correre dietro fagiani, lepri, polli, eccetera, per sopravvivere. Quindi, se spendiamo meno energie per sopravvivere, abbiamo più la possibilità, come dire, di potersela fare. Ma io che sono più debole, se riesco a staccarmi proprio dal branco, riesco ad avvicinarmi a quella che è una casa, in qualche modo riesco a star sempre lì, e non appena arriva il cibo, mangio questo cibo perché ho visto che ogni tanto me lo danno, ogni tanto lo buttano, eccetera. Poi, nel frattempo, senza esserci il branco, spazio comunque ancora sul territorio, mi vado a cercare le femmine, vado ancora a fare tutta la mia attività di cane, quasi quasi ho trovato veramente l'America.
Da un lato è stato già quello un grande peggioramento della genetica dei cani, ma il cane semipadronale era una grande cosa. Però che cosa è successo? Che a un certo punto lo Stato, per favorire se stesso e per favorire gli altri, ha detto: no, 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 il cane libero è troppo pericoloso. Notate, non stanno dicendo il lupo libero è troppo pericoloso, non stanno perché ci sono dei progetti europei che stanziano dei soldi in tutti gli stati, eccetera. Non stanno dicendo è troppo pericoloso il daino che attraversa la strada se lo c'è. Ti ammazza, è troppo pericoloso il cinghiale, è troppo pericoloso il capriolo, è troppo pericoloso la volpe. No, no, è troppo pericoloso il cane, perché hanno capito che le persone hanno abboccato a questo amo, gli è piaciuta questa grande storia per tutta una serie di motivi che spiegherò poi sabato 5 novembre, scusate, 5 ottobre a Milano Malpensa, in questa giornata sulla cinofilia naturale. Vi spiegherò bene, oltre a dirvi i rimedi che potete adottare per i vostri cani con la cinofilia naturale, eccetera, vi spiegherò poi un po' meglio tutte queste cose. Però tutta tanta gente, partendo da quello che è Rintintin, passando per Lessi e insomma credendo a tante cose, questa pubblicità pressante, sono ormai convinti di tante cose, si sono affezionati ai cani ed ecco che è stato facile dire attenzione, perché se tu lasci il cane libero come era una volta semipadronale che può andare un po' da tutte le parti, oltre che forse te lo prendono sotto la macchina e tu sei tanto affezionato e se ti dovesse morire meglio che lo tieni prigioniero, fregatene del suo diritto alla libertà. Pensa prima alla tua necessità di affetto e di attaccamento che devi soddisfare a questo animale, non solo, ma ne sei anche responsabile civilmente e penalmente per i danni che va a provocare e di conseguenza sei obbligato o a chiuderlo all'interno di un appartamento, immaginate un animale parte da lupo e poi a oggi si trova chiuso in un appartamento, te lo faccio di tutti i colori, di tutte le forme, di tutte le grandezze, scegli il cane che ti piace e vedrai che sarà il tuo. Se lo porti in giro, come si fa con queste traduzioni di prigionieri, però tu sei un vero amante degli animali, se vuoi esserlo ancora di più devi fare queste cose, devi andare dal veterinario, devi comprare le crocchette, non devi più dargli gli avanzi di cibo, devi fare tutte queste cose. Poi è subentrata, è meglio ancora se poi lo educhi, perché più educato, più lui potrà accompagnarti, potrà vivere una vita meravigliosa, eccetera, eccetera. È stata praticamente inventata questa cosa. E con un colpo di spugna è stato tolto il cane padronale. Bene, torniamo a Bomba. Intanto voglio rispondere a Massimiliano Lurago che dice: molti umani non godono lo stesso di benessere psicologico e a volte per questo prendono un cane. E certo, è quello che io spiegherò alla cinofilia, nella giornata della cinofilia naturale, quante volte i cani non hanno problemi, siamo noi proprietari che dobbiamo risolvere i nostri e poi verrà tutto risolto. La maggior parte, te lo dico in diretta, Massimiliano Lorago, che si pone il problema se il cane da guardia fa già la guardia che vorrebbe o non fa ancora quella che dovrebbe o non la fa come gli piace, e partono non tanto dai problemi che hanno i cani, dei problemi che hanno i proprietari. Tanto per parlare di un settore, ma la stessa cosa se un cane non corre abbastanza, non tira abbastanza una slitta, e la competizione del cane deve soddisfare la competizione del padrone. Il cane, come dire, che non va abbastanza caccia bene, che non riesce a fare, e certo sono sempre problemi psicologici dei proprietari. Come possono poi credere di far provare benessere psicologico al cane? Certamente. Ciao Mario Genzo e Daniele Romano che ti sei aggiunto, sono contento che parteciperai e poi anche sabato che mi hai detto che sei riuscito a liberarti. Quindi, in sintesi, per parlare di benessere psicologico del cane, noi dobbiamo partire dal presupposto di dire il cane è nato e rimarrà sempre un animale votato, studiato, organizzato per vivere libero. Fregarsene assolutamente dell'essere umano e semmai prendere un po' di cibo per darsi qualche chance in più alla sopravvivenza, ma poi andare per i cazzi suoi. E questo noi, se non vogliamo foderarci gli occhi e vogliamo invece essere degli attenti osservatori, ma specialmente avere un corretto spirito critico e non essere così tanto ipocriti di voler vedere solo la verità e la realtà che ci piace, il nostro cane ce lo dimostra in tutti i modi. Tanto vi voglio dire, questa scusante che molti
molte persone trovano, assecondati dagli allevatori che hanno interesse di vendere determinati soggetti, dicono: ma no, ma quello era l'esigenza del lupo di una volta, e era l'esigenza dei cani, come dire, selvatici, e l'esigenza dei cani che ci sono ancora in certi posti, non del tuo cane. No, questa è una delle grandi bugie, perché voi dovete tenere presente che, come fanno abilmente i politici, ogni volta che ci fanno digerire qualcosa ci devono raccontare una palla, e voi vi siete già abituati. Quante persone dichiarano che ogni volta che vedono parlare un politico cambiano canale? Quante persone dichiarano che non guardano più la televisione solo per non vedere i politici? Voi non avete idea quale successo viene attribuito dalle statistiche ai social come Facebook a danno della televisione, perché se io apro i social, vado in determinate pagine, ho già una certezza di non vedere questi politici, che non li vedo più come risolutori dei miei problemi. Questi non li vedo da un sacco di tempo, li vedo solo sempre come persone che mi devono raccontare una balla per prendermi dei soldi. E la cinofilia funziona un po' così, ma la rovina dei cani sono gli animalisti? Sì, fino a un certo punto è vero, ma bisogna capire che lo siamo noi padroni anche quando non siamo animalisti, per delle convinzioni che ci hanno messo nel DNA fin quando noi siamo bambini. Basta vedere dei corsi che vengono fatti alla televisione, programmi sui cani, per dire. Cioè, se una alla televisione, la nostra cara Maria De Filippi, alla fine della trasmissione, fortunatamente non lo fa più, fa venire i suoi cani e fa vedere che gli ha insegnato l'educazione, e se ne fregano tutti di quello che può essere il benessere psicologico del cane, è ovvio che ci saranno migliaia di persone che, perché lo fa Maria De Filippi, automaticamente dal giorno dopo andranno anche loro a far addestrare il loro cane. Stessa cosa, se un cane lo metto sul bancone e gli striscia la notizia, invece di dire a tutti che il cane sta rimanendo lì, non è sicuramente nel suo ambiente, non è sicuramente non sta sicuramente interagendo come vorrebbe con un altro animale di sesso opposto e della stessa specie, ma è lì e lo vedete, no? Che gira in questo cestino per farlo rimanere lì, gli nascondono le crocchette, ma lo vogliono far stare lì perché la televisione aumenta l'audience, perché tanti in quel momento rimangono collegati al canale, lo share va in alto e tutto, è ovvio che se io do questi messaggi, cioè in prima serata, me ne frego di quello che è il benessere psicologico del cane, proprio non ne voglio parlare minimamente, e tutti faranno in un certo modo. Però noi spesso siamo i primi responsabili. Comunque, ritornando appunto al discorso sul benessere psicologico, che sennò poi per guardare voi a volte perdo il filo, c'è già un po' la mia età, eccetera, vi dico che il benessere psicologico del cane può solo essere preso in considerazione laggiù dove noi ci convinciamo, e vi prego di convincervi che noi non possiamo mai far niente di utile, noi come esseri umani, per il nostro cane, se non cercare, ed ecco che salta fuori che cos'è il benessere psicologico del cane, di creargli delle condizioni ambientali e offrirgli delle possibilità al cane che noi abbiamo chiuso nella nostra scatola, che è l'appartamento, che abbiamo chiuso in una scatola un po' più grande, che è la recinzione, no? Come se lui potesse ancora godere di questa libertà senza la quale lui non può vivere. Ecco, mi sta venendo in mente, vi stavo dicendo che molte persone sono convinte che questi discorsi servono solo per cani che sono sempre cresciuti, come dire, si sono evoluti allo stato randagio. Per i cani, cioè, si fa in fretta a dare un colpo di spugna e a trovare una giustificazione. Dice: no, ma i cani dell'Africa sono sempre vissuti in Africa, ma il cane di razza selezionato dagli allevatori in gabbia, lui invece è il padrone che vuole. Ma chi cazzo vi ha detto questa cosa? Se fosse così cambiato nella sua natura e nelle sue intenzioni, ma perché lo dovete sterilizzare? Perché come vi girate si è già copiato. Se fosse cambiato, non avrebbe solo più intenzione di vivere a contatto con l'essere umano, perché è il migliore compagno di vita dell'uomo, e l'uomo è il miglior compagno di vita del cane, e non si accoppierebbe il maschio con la femmina e la femmina col maschio. Questo è l'evidenza più lampante, non avrebbe questa intenzione. Cioè, si vuole, ma i cani oggi domestici, se fossero messi in libertà,
Non sopravviverebbero più. Sì, è probabile dal lato pratico, ma nelle intenzioni loro ce l'avrebbero. È un po' come quella persona che si trova in sovrappeso e decide di andare a correre per cercare benessere, scusate, in questo caso fisico, ma di conseguenza anche psicologico. Ecco, la sua intenzione è di cercare il benessere perché ce l'ha in istinto, perché sceglie anche se in sovrappeso di riacquistare il suo benessere fisico e psicologico andandosi a fare una bella passeggiata, come dire, nel bosco, perché sa che è passeggiare che gli fa bene al suo benessere, anche se una persona estremamente in sovrappeso. È vero che se in sovrappeso poi magari sopraggiunge non so, una complicazione e muore a causa di questo sforzo, ma la sua intenzione legata alla sua natura, anche se è sempre stato seduto, anche se è diventato 150 kg, quando ha pensato a benessere fisico e psicologico, ha pensato, come dire, a smettere di strafogarsi sempre di cibo, non ha pensato di andarsi a chiudere un cinema, non ha pensato di stare davanti al computer, ma ha pensato di andarsi a fare una bella passeggiata nei prati. Quindi noi gli istinti agli animali, e non contiamo balle, non glieli toglieremo mai, saranno sempre gli stessi. Cioè, solo nel momento in cui riusciranno a creare un cane maschio, che nel momento in cui la femmina andrà in calore, lui dirà: sì, va in calore, ma a me che me ne frega, perché io intanto sono il miglior compagno di vita del mio padrone, di te me ne frego. Allora, solo quando riusciranno, spero che non ce la facciano mai, ma l'uomo è diabolico, magari riuscirà anche, allora mi convinceranno che questo cane non ha la necessità di vivere libero. Solo quando le femmine nasceranno senza la mestruazione, senza i calori, senza la possibilità di avere l'ovulazione, di produrre i cuccioli, mi convinceranno di tutte le balle che raccontano per fare in modo che noi ci, come dire, persuadiamo, a non credere che il nostro cane nasce per vivere libero e non vivere al nostro fianco. Se invece noi, con un po' di ragionevolezza, cioè, riusciamo a capire questa cosa, partiamo da un presupposto, diciamo, l'animale che io sono andato ad adottare ho portato a casa. Tra l'altro il giorno dell'adozione per me è stato il giorno più bello in assoluto, per lui il più brutto in assoluto, perché l'ho staccato dai fratelli, l'ho staccato dalla mamma, l'ho staccato dalla sua vita per la quale la natura lo aveva concepito e gli voleva destinare, eccetera, eccetera. No, l'ho portato a casa. Ecco, se noi non partiamo dal presupposto che quell'animale che noi adesso abbiamo a casa, la natura l'aveva creato per vivere senza noi, no? Noi non ci convinceremo mai di qual è il percorso che dobbiamo fare per creare a casa nostra le condizioni ambientali idonee affinché lui si possa trovare al suo agio e finalmente possa godere di questo benessere psicologico. Quindi, se noi dovessimo dare una definizione, anche se un po' approssimativa, al benessere psicologico del cane, potremmo dire che quello stato mentale del cane, importantissimo, è la base della sua salute. Poi vi dirò i quattro motivi perché è molto importante che noi perseguiamo il benessere psicologico del nostro cane. Ecco, è quello stato mentale, vi dicevo, del cane che lui deve raggiungere potendo in qualche modo trovare all'interno dello spazio limitato che noi gli abbiamo dedicato la possibilità di sfruttare tutte le sue capacità, diciamo, cognitive ed emozionali per le sue azioni quotidiane, appunto, della vita di tutti i giorni. Cioè, in poche parole, quando è che un cane, cioè, ottiene il suo benessere psicologico? Quando? In quello spazio all'interno del quale noi siamo obbligati oggi a trattenerlo, perché vi ho detto, cioè, sono riusciti a modificare una legge, a cantarsela, a suonarsela come hanno voluto e far sparire i cani padronali. Quindi siamo obbligati a tenerli tutti prigionieri, abbiamo dovuto creare i nostri cani incarcerati. Ecco, quando è che a questi cani carcerati noi riusciamo a fargli avere il benessere psicologico? Quando inizieremo a chiederci: ma se il cane, invece di essere chiuso in questo appartamento, ma essere chiuso in questo giardino, che sia 1.000 metri quadri, che sia 100.000 metri quadri, non cambia nulla, può anche essere solo 10 metri quadri e lui ha il benessere psicologico, se sappiamo come fare all'interno di quei 10 metri quadri. Ecco, che cos'è che il cane cercherebbe?
Che cos'è che il cane avrebbe bisogno? Come vivrebbe il cane se invece di essere legato alla mia corda quando io lo porto in giro, se invece di star chiuso in questo appartamento, se invece di essere chiuso in questo giardino, potesse fare cosa vuole? Ecco, solo laggiù dove riusciamo a riprodurre in modo più fedele possibile tutte le necessità che il cane andrebbe a sfogare, andrebbe ad esaudire qualora fosse libero, ecco, solo in quel momento noi riusciremo in qualche modo a dire che stiamo facendo qualcosa per il benessere psicologico del nostro cane. Perché, vi ripeto, il benessere psicologico del cane è quello stato mentale che il cane ha bisogno di vivere per potersi vedere realizzato in qualità di animale, indipendentemente dove sia collocato. È collocato a casa nostra, ma quella non è stata una scelta sua, è stata una scelta nostra. Ecco, ma a casa nostra lui deve poter riuscire a fare, a realizzarsi da animale, né più né meno dei cani che sono nel Kerala, che hanno avuto la fortuna di non dover inciampare nell'assurdità dell'uomo che per soddisfare delle sue esigenze utilizza un animale e lo mette all'interno di una recinzione. E perché vi parlo di questo benessere psicologico? Perché io, da allevatore, perché ho studiato questo benessere psicologico? Perché sono stato il primo per passione, perché io nella mia vita ho adottato i cani, al di là del fatto che poi è diventata anche una mia attività, ma io nella mia vita di attività ne ho fatte molte. Il mio benessere economico di oggi non è sicuramente dovuto unicamente al fatto che commercio in cani, cioè nel senso che inserisco i miei cani, vendo cani a persone che hanno bisogno della sicurezza, se no non studierei il benessere, come dire, psicologico del cane. Ecco, perché è stato uno studio che ho fatto? Perché quello che io mi chiedo tutti i giorni, visto che i miei cani sono costretto, un po' per legge, ma quello non è un attenuante, e un po' per mia scelta, perché non li posso, come dire, lasciare andare dove vogliono, li devo tenere all'interno delle recinzioni, che cos'è che devo fare? Come devo adattare le condizioni ambientali affinché loro possano avere un benessere psicologico il più elevato possibile? E che cos'è il benessere psicologico? Dare a loro la possibilità di poter fare all'interno delle mie recinzioni il più possibile cosa loro avrebbero fatto se non fossero così stati sfortunati ad essere, come dire, a dover vivere a fianco dell'uomo, che in questo caso, parlando dei miei cani, sono io, nel caso dei vostri cani, siete voi. Quindi, va bene, Lella, devo staccare. Mando un messaggio nel weekend come d'accordo, ok? Ciao, sì, ma non è che mi sono dimenticato, è che noi siamo a Rimini adesso 3 giorni per dei corsi che devo fare io, ma adesso ci organizziamo. Penso che ti manderò Sara, ma sei nei miei pensieri. Ne parlavo solo oggi con una persona che devo adottare, devo prendere i tuoi cuccioli. Andrea Albani, il discorso non fa una piega, solo molto scomodo per chi non vuole capirlo. Beh, certo. Ciao Dino, spero che tuo figlio e abbiano purtroppo dato sti punti, che sia andato tutto per il meglio e non mi hai risposto, non ho ancora visto, immagino che si sia anche spaventato, poverino. Quindi, mancano ancora 8 minuti e vorrei concluderli dicendovi che cosa. Che cos'è il benessere psicologico? Penso di avervelo spiegato ed è di qui che partirò sabato 5 al Weekend Dog, che vi vorrò insegnare che cos'è che dovete fare per ottenere il benessere psicologico. E che cos'è che ne otterrete anche voi? Perché io non mi immagino gli esseri viventi, noi umani, così altruisti di dire pazienza, purché il cane ottenga qualcosa. Vogliamo anche ottenere qualcosa noi, se no non ce ne fregheremo così tanto. Cioè, perché il mondo della cinofilia va per i cazzi suoi e chiunque cerchi di sensibilizzare cosa noi dovremmo fare per il cane passa in seconda categoria, perché noi siamo assolutamente abituati a pensare innanzitutto cosa fa comodo a noi, cosa pensare al nostro benessere psicologico, cioè avere meno disagi possibili, e poi pensare anche al benessere degli altri, nonostante che gli altri a volte siano questi animali che noi chiamiamo angeli a quattro zampe, la mia vita e tutto, ma poi crollano tutti come delle pere secche.
opere marce nel momento in cui gli si va a chiedere: bene, è un angelo a quattro gambe, perfetto, è l'amore della mia vita, ti faresti ammazzare per il cane? No, guarda, non ammazzarti per il cane, però cambia delle tue abitudini, perché il cane ha bisogno di certe cose. No, spariscono tutti, poi dicono: ma no, ma Romano, quel pazzo, eccetera, dai, andiamo in quei gruppi dove li chiamiamo gattini, canini, i pelusini, pelosetti e tutto, lì non c'è tanto approfondimento sul benessere psicologico, portiamo quattro cose, diamo quattro nomignoli ai cani, ce lo lasciamo alle spalle, tutto questo rompimento di balle, diamo retta un po' alla storia che è meglio sterilizzarli, perché, 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 se ci dimostrano il contrario non importa, così almeno non abbiamo tutto questo rompimento di coglioni, non dobbiamo modificare le nostre abitudini, il benessere, pensiamo a quello fisico, intanto il mio, anche se pensa a benessere psicologico, è durato lo stesso 10 anni, è durato 15 anni, e facciamoci queste teorie, ma sono le stesse che fa chi ha il vizio di fumare. Ma come cazzo vai a spiegare che il fumo fa male? Dirà: sì, ma mio nonno è morto anche se fumava, ma intanto la tosse si prende anche per emotivi, ma i cancri li prendono gli altri. Ecco, è la stessa cosa. Io che sono un divoratore di zuccheri, mi avranno già regalato 10 libri sugli zuccheri, sono convinto che lo zucchero è probabilmente peggio del fumo. Ma devo farmi dei training autogeni pazzeschi per riuscire a stare una settimana senza zucchero. Poi dentro di me c'è il diavoletto che dice: ma sì, solo un po', che cosa vuoi che ti faccia? Poi sei campato fino adesso, eccetera, eccetera. E noi col cane facciamo in questo modo. Però siccome io ho sempre, come dire, da tanti anni mi sono sempre concentrato sul benessere psicologico del cane, la cinofilia naturale, cioè è dedicata a chi vuole perseguire questo benessere, quindi vi devo dire, come farebbe un medico, no, quando mi dice: guarda, già i carboidrati fanno male, cazzo, gli zuccheri sono la tua rovina. Non è che mi dicono: guarda, c'è un gruppo, iscriviti, dove ti dicono che più mangi gelati e meglio stai, più mangi caramelle e poi vedrai come sarà bella la tua vita, no? Perché basta studiare tutti i problemi che crea lo zucchero. Idem per chi magari beve alcolici piuttosto che fuma o altre cose. Quindi il benessere psicologico del cane è una cosa facilmente, cioè non facilmente raggiungibile, bisogna organizzarsi, ma si possono fare degli ottimi miglioramenti. Qual è il vantaggio? Che con, e adesso ve li dico, il benessere psicologico del cane è importante per quattro motivi. E poi chiudo con questo argomento, però se no rischio di farvi poi, come dire, darvi troppe informazioni, poi voi non venite più a questo weekend dog, che invece è molto importante, perché un conto è avere queste informazioni che voi ve le dimenticherete subito e sarete tentati di nuovo a passare dall'altra parte dove la vita è molto più comoda. Un conto è condividerle con persone che applicando certe regole hanno avuto molti miglioramenti, sia sulla salute del cane, sia su, in certi casi, anche le prestazioni del cane, sia sulla gestione del cane e tante cose, e in più sentire le testimonianze e specialmente condividere serve a entrare in uno stato mentale dove uno si convince più facilmente. Ma siccome io mi devo solo convincere semmai a venire domenica 5, ma convincervi di applicare il benessere psicologico del cane, a me non mi viene niente in tasca, ma ne guadagna solo il vostro cane e solo voi, quindi cerco in tutti i modi di convincervi. Allora, perché, e concludo, il benessere psicologico è molto importante per quattro motivi. Il primo, che forse è quello che a voi interessa di meno, ma a me personalmente mi interessa, è l'etica. Cioè, noi, non tutti gli esseri umani vivono solo e esclusivamente per conseguire dei risultati materiali. Molti pensano anche che la vita vada, come dire, indipendentemente dalla condizione economica che noi viviamo in prima persona, vada vissuta anche secondo un'etica morale. E qual è il collegamento fra l'etica morale e il benessere psicologico del cane? È che praticamente siamo stati noi a scegliere di adottare un cane, non è stato lui a scegliere che fosse adottato da noi. Non voglio sentire queste balle, lui che ha scelto me, perché sono già vecchio, non c'ho più voglia di sentire queste cagate. Sono andato nell'allevamento, il cane è venuto lui da me, sì, perché ti ha visto come un'opportunità di cibo, se invece di andare te andava un altro, andava da un essere umano, perché quel cane che nell'essere umano, cioè ne conosci già 3 esseri umani, tu facevi il quarto, oltre l'allevatore, dice: se io ne conosco 44, avrò 44 possibilità di sopravvivere. Questo è il motivo che è venuto da te. Non
non perché ti ha scelto come padrone. Cioè, conseguire il benessere psicologico del cane, bisogna togliersi tutte queste balle nella testa che ci fanno comodo, ma non fanno comodo al cane. Quindi, per lei, un'etica morale, un'etica personale, visto che siamo noi che abbiamo scelto di adottare un cane, non il cane che ha scelto di adottare noi, dobbiamo fare il più possibile per offrirgli quella condizione mentale che sia idonea appunto al suo benessere. Secondo, per migliorare la sua salute. Voi fate finta che io vi abbia detto solo cretinate, andate su Google, guardate per gli umani se è vero o no che la nostra salute fisica ha una stretta, come dire, dipendenza, uno stretto collegamento con il benessere psicologico. E se vale per noi e vale per tutti gli esseri viventi, perché non dovrebbe valere per il vostro cane? Quindi un vostro cane che goda di più benessere psicologico sarà un cane che starà incredibilmente meglio e ve ne potrete fregare al 99%, non vi dico al 100% perché ci sono degli interventi che i veterinari sono ovviamente utili, ma ve ne potrete fregare in un modo stratosferico di tutte quelle che sono le cure che oggi fate, così per abitudine ai vostri cani, perché i vostri cani, se raggiungeranno il benessere psicologico, inizieranno a scoppiare di salute, vedrete i cani a rinascere, perché il cane è un animale, come d'altronde anche noi, che se non l'avessimo rovinato con le nostre mani, non avrebbero mai problemi. I miei cani, qual è il segreto che stanno sempre bene? Chi mi conosce lo sa, stanno fuori 365 giorni all'anno. Io, veterinari, ne ho uno che sento al telefono una volta all'anno e c'ho 40 cani. I miei cani non hanno mai nulla. Perché non hanno mai nulla? Perché fanno quel che cacchio gli pare, dormono dove vogliono, sono accoppiati nel modo giusto, hanno tutta una serie di cose che favorisce il loro benessere psicologico. Quindi, favorire il benessere psicologico, secondo motivo importante, perché migliorerete in un modo stratosferico la salute spontanea, come dire, del vostro cane. È ovvio che se il vostro cane è già gravemente malato, chissà di che patologie, ma parlo solo non di patologie immaginarie, che molte sono quelle che immagino il padrone, dovete assolutamente seguire, consultarvi col veterinario ormai per intervenire sul benessere psicologico.